Questa domanda è di Uma, Puttaparthi, India. La domanda è interessante. Vorrei dare un'idea alla mia domanda. Sono nato e cresciuto qui in città. La mia famiglia si è trasferita a Puttaparthi alcuni anni fa. Bene. Ma ho osservato che c'è una gelosia dilagante tra i devoti Sai. Loro predicano la letteratura Sai sui social media e nei loro incontri, ma inutilmente perché non praticano ciò che predicano. La gelosia è un qualcosa che provoca una barriera sul cammino dello sviluppo spirituale. Vedendo questo scenario attuale mi sento sfiduciato e irritato, quindi la mia domanda si basa sulla mia esperienza personale. Bene. Quando tu vedi la gelosia negli altri, non essere a tua volta geloso. Come puoi dire che tutte le persone che sono qui sono gelose? È un peccato che ci si imbatte solo in queste persone. Ci sono persone amichevoli, ci sono persone piene d'amore, ci sono persone mentalmente pacifiche. Perché non possiamo associarci a queste persone amorevoli e pacifiche? Perché guardi a quelle persone che sono piene di gelosia? Perché? Quindi non dovremmo guardare al negativo, diamo un'occhiata al lato positivo. Bene, la mia domanda è perché sono pieni di gelosia? Perché? È un loro problema, non è un problema tuo. Vedendoti felice, vedendo che tu hai una mente equanime, beh, loro possono comprendere di non essere in pace a causa di questa gelosia. Quindi dovrei farti l'esempio di un uomo che è libero dalla gelosia, che è in beatitudine. L'altro uomo saprà perché egli non è come me, perché non è felice come me e perché non è tranquillo come me. Attraverso l'introspezione si renderà conto che il difetto sta in se stesso, quella gelosia è dentro di lui. E dopo tutto questo è un seminario, Puttaparthi è un laboratorio. Le persone vengono lentamente riparate. Alcuni richiedono riparazioni minori, altri richiedono riparazioni più importanti. Le persone sentono l'ego e la gelosia, hanno bisogno di grandi riparazioni. Persone con piccoli problemi come la comprensione e la consapevolezza sono piccole riparazioni. Ognuno di noi vive in diverse fasi in questo seminario di Prashanti Nilayam. Persone piene di gelosia significa che l'ego è una causa di gelosia. Il sentimento di inferiorità è responsabile di questa gelosia. È un disagio, abbi pietà di loro. Dai forse dei calci a qualcuno che soffre di febbre? Picchi forse qualcuno che soffre di qualche malattia? No, provi compassione. Allo stesso modo, l'ego, la rabbia e la gelosia sono delle malattie. Abbi pietà di loro, prega per loro e non cadere in preda a tali malattie. Sii resistente, non essere sensibile a tali qualità cattive. Grazie molte. La domanda è: come sradicare la gelosia? Puoi sradicare la gelosia amando le persone. L'amore è l'unica soluzione. Se sei geloso di un'altra persona è perché senti un vuoto, una lacuna dentro di te. Se una persona è capace di cantare, non devi sentirti geloso di lui. Se una persona suona uno strumento, perché dovrei sentirmi geloso di una persona che suona uno strumento? Magari io sono bravo negli impianti elettrici, io sono bravo in carpenteria, sono bravo a dipingere. Dio ti dà un talento, non c'è nessuna persona nata senza talento, tutti sono dotati. I talenti sono divini, siamo i figli di Dio. Quindi quello che dobbiamo fare è scoprire quali sono i talenti di cui siamo dotati. Vi faccio un esempio semplice. Ho parlato molto in tutti questi 45 anni. Se inizio ad essere geloso dei cantanti e se anche io comincio a cantare,
Sapete che non ci sarà alcun pubblico ad ascoltarmi. E se un cantante inizia a parlare, la gente gli chiederà perché non rimane in silenzio? Un cantante non sempre è un buon oratore e un buon oratore non sempre è in grado di cantare. Quindi Dio ha dato un talento a tutti. Alcuni sono bravi nei drammi, altri sono bravi nella musica, altri sono bravi nei gadget elettronici, alcuni in carpenteria, altri nella scultura. Quindi ciascuno di noi è bravo in qualcosa, scopri te stesso, scopri il talento che Dio ti ha dato, migliorati in esso e non ci sarà motivo per sentirsi geloso di chiunque in qualsiasi momento. Grazie.